Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa stupendosa puntata di Roletto Five. Allora, ritorniamo con una nuova puntata di GTA 5, che come vedete il mio super dolcino l'ho vestito in questo modo. Quindi come vedete, no, ho sbagliato. Stavo dicendo, come vedete così, pantaloni, casual e poi queste scarpe molto fighettine che non si vedono da dettagli. E allora, cosa abbiamo... Apri questa porta. Cosa abbiamo fatto, diciamo, ultimamente, principalmente? Innanzitutto sono andata avanti con delle missioni secondarie, ok, che avevo già fatto da rifatto per la PlayStation 3. Ovviamente andiamo a rifarci questa qui che mancava, Viu Lienzo. Quindi andiamo, ho sbagliato punto, ok, andiamo a rubarci una macchina. E andiamo a scassare di botte qualcuno, ovviamente. Come solo noi sappiamo fare, insomma. Questa macchina si è appena posteggiata. Ah, perfetta. Ok. Quindi ci vediamo dopo. Allora, ragazzuoli, abbiamo appena posteggiato. E siamo giunti a questo Bar Arine, che è praticamente dove succederà violenza. E ovviamente dovremmo uccidere più persone in contemporanea. Guardiamoci un attimo la storia. Ah, ecco. Cosa c'è del Canada? Vabbè. Oh no, cazzo. Ci sta. Ok, adesso dobbiamo iniziare con la violenza. Però ragazzi, mi servono le due mani, quindi non so fino a che punto. Ok, mi serve l'amica. Devo spararne tanti, ragazzuoli. Ma tanti. Dove la mappa? Mi stanno sparando ovunque. E dai, carica. Praticamente ne devo sparare. Più ne sparo, e meglio è. Perché poi c'è il limite di tempo. Vedete, c'è un minuto. E quindi devo ammazzare, più ne ammazzo e meglio è. Mi spuntano ovunque, grazie, la macchina mi ha aiutato. E niente raga, ci vediamo dopo. Allora ragazzuoli, scusate se non vi ho fatto vedere lo spettacolo, ma ce l'ho fatta, ho completato anche questo. Praticamente dovevo uccidere, esatto, dovevo uccidere 30 burgers e ne ho uccisi un po' di più. Se non sbaglio 32, 33, sono tutti i resti sparsi per la città. Ah, quindi c'è un'altra violenza. Niente, raga, comunque le missioni più o meno sono tutte così. Adesso cioè, andiamo da un'altra parte, un'altra violenza. E niente, ci vediamo alla prossima puntata di Everybody. Ditemi che cosa ne pensate. Infatti qua ancora il nostro Trevor reduce da un proiettile. Vediamo se traspare anche dall'altra parte. Sì, più o meno. E niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!